Giulia, volevo far vedere la puntura di Medusa del weekend scorso. Dai, Giulia, smetti. Certo che fa male, infatti quando l'ho visto uscire dall'acqua, non si, con questo segno enorme, non si è lamentato, non ha detto nulla, ha detto solo quella stronza di una Medusa mi ha beccato, aveva un segno enorme così. Io, al posto suo... Tragedia, ma una tragedia. Altro, non so se siete stati mai beccati da una medusa, io vi auguro di no. A me aveva beccato sul braccio anni fa, un male. Ma io pianto anche del dolore. Poi è vero che io non faccio testo, è vero che io non ho la resistenza, una soglia del dolore bassissima, quindi per me era il dolore. Questo weekend non avevamo neanche un prodotto da mettere sulla bruciatura, quindi si è arrangiato un po' così Ricky, ma lui è selvaggio. Però a sto giro ci siamo attrezzate, abbiamo portato tutti i prodotti, tutto l'occorrente, che capiamo se riusciremo a fare il bagno in mare, perché le previsioni per questa settimana non sono proprio così, così belle, eh. Infatti comunque sta piovendo, guarda, mamma mia. Mi sa pioggia tutto il giorno. Comunque posso dire, è vero, la preoccupazione c'è, però proprio l'altro giorno ho fatto un incontro con la mia ostetrica per iniziare a parlare di quello che sarà, di cosa mi aspetterà durante il momento del parto, aspettando ovviamente di fare il corso preparto e quindi avere delle informazioni un po' più tecniche, e mi ha tranquillizzata, mi ha dato un sacco di informazioni, ma proprio mi ha tranquillizzata, mi ha detto che mi starà vicina, mi farà scegliere una playlist di canzoni rilassanti, insomma il suo obiettivo è farmi vivere con tutta serenità il momento del parto, ed effettivamente solo con queste parole ci è riuscita, quindi confido anche nella sua presenza e nel suo modo di fare, mi metterà a mio agio e mi farà, secondo me, vivere quel momento senza stress, senza troppe paure. Proprio per il nostro incontro mi ha dato questi fogli, mi ha spiegato tutte le cose che dovrò portare nella valigia per il parto, tutte le cose che dovrò preparare, vari sacchettini, tutti appunti su cosa comprare, dove andare a comprare, eccetera eccetera, borsa della mamma, tutte le cose che servono per il neonato, il bambino appena nato, e ve lo giuro, io non sapevo nulla di queste cose, no? Ed ero preoccupata per questo, e quindi sì, sono proprio contenta, così almeno adesso so un po' di informazioni in più. Vi dico la verità, in confidenza, mi stavo sentendo un po' in colpa nel non aver ancora preparato nulla, praticamente comprato nulla, se non proprio due stupidatine per il bambino, ma semplicemente perché prima mi sembrava troppo presto, adesso ho paura che sia troppo tardi, ma effettivamente non avevo idea di cosa poi dovessi comprare, cioè le cose che mi servono realmente durante il primo mese, durante i primi 2-3 mesi del bambino. Poi ovviamente secondo me dopo si impara e sarà più facile, e quindi mi ha proprio aperto un mondo, e adesso ho le idee più chiare, quindi in questi giorni mi metterò lì a computer e inizierò a ordinare un po' di cose che appunto mi serviranno durante il primo periodo. Super. Siamo andati a fare un aperitivo a Lipari, torniamo e il nostro catamarano è pronto per la notte con queste luci blu.